Voglio ringraziare ancora una volta Guardavalle Online per l'opportunità che dà a noi amministratori per poter essere vicini alla gente e soprattutto entrare nelle case della gente. Il mio intervento è mirato soprattutto alla possibilità in questo periodo di crisi, in questo periodo di disagio, di difficoltà economiche. L'amministrazione comunale ha lavorato tanto per poter avere la possibilità di aiutare questa fascia debole dei cittadini e abbiamo anche pubblicizzato in questi giorni attraverso Guardavalle Online, attraverso gli altri siti, attraverso anche affissioni su tutto il territorio, delle opportunità per tutti voi cari cittadini per poter avere questo aiuto che è diversificato in diverse possibilità. Ci sono dei bandi fatti anche con tutti gli altri comuni, gli altri sindaci dell'Unione dei Comuni, che voglio ringraziare anche il personale dell'Unione dei Comuni che ci ha dato una grossa mano, e quindi sono diverse le possibilità. Abbiamo l'aiuto agli anziani e disabili, alle donne in stato di difficoltà, ai minori in stato di disagio. Cosa significa? Significa che, come ricorderete, questi ultimi tempi c'è stata una grande difficoltà da parte dei genitori anche per soddisfare il bisogno più semplice, che era quello per pagare il ticket mensa ai bambini. Ci sono adesso, sono riuscito attraverso un lavoro importante ad avere dei finanziamenti proprio mirati anche ai minori, quindi ci sono dei voucher che servono, praticamente sono dei ticket che noi daremo appunto a chi ha questa necessità, quindi ci saranno i finanziamenti per spese, ticket per la mensa, per i trasporti scolastici, perché in questi giorni, in questi mesi si è verificato anche che purtroppo per non poter pagare il ticket l'abbonamento sull'autobus diversi ragazzi non hanno potuto frequentare la scuola, questa è una situazione veramente grave. Ci sono anche per acquisto di libri, per partecipare a gite scolastiche, insomma c'è la possibilità attraverso sempre la presentazione della documentazione dell'ISEE allegato di dare anche questo aiuto a queste donne, a queste famiglie che hanno questa esigenza. Abbiamo poi anche, finalmente ripartiamo con l'assistenza domiciliare agli anziani e disabili, quindi è predisposto qua in comune già la documentazione per poter avere questa possibilità dell'aiuto alla persona. Anche qua saranno privilegiate le persone che abitano da soli, le persone che sono non autosufficienti e quindi e soprattutto anche quella fascia di età che va dai 65 anni in su per avere anche questo aiuto alla persona, quindi una cosa importante che vogliamo che arrivi a tutti, cioè non vogliamo escludere nessuno e soprattutto non vogliamo che si dica io non lo sapevo. Noi abbiamo anche avvisato i medici curanti di questa opportunità per i nostri anziani. E quindi questo mio intervento anche attraverso Guardavalle Online serve anche a questo, nel senso che tanta gente che non legge, non è abituata a fermarsi sulle vetrine dei negozi per leggere quelle cose che sono attaccate, attraverso online che ormai è un volano importantissimo di conoscenza e di sapere, diamo anche questa possibilità. Poi abbiamo anche l'opportunità attraverso la Regione Calabria per delle domande per un accesso al credito sociale. Cosa significa? Che la Regione Calabria attraverso i fondi europei 2007-2013 dà la possibilità alle famiglie con un disagio di poter avere un prestito di 10.000 euro che devono essere poi restituite alla regione, però con un tasso di interesse dell'1%, quindi una cosa veramente ottima, soprattutto per quelle famiglie che hanno la necessità di
avere liquidità per realizzare delle cose importanti. Anche qua entra in campo il discorso dell'ISEE, del reddito, ma diciamo che è un reddito abbastanza alto in base anche al numero delle famiglie, del numero delle persone che fanno parte ai nuclei familiari. Ci sono tante tipologie di spesa che, importanti, che vanno dalle spese straordinarie e dalle spese ordinarie. Comunque è un bando che anche noi abbiamo recepito attraverso la Regione Calabria, lo abbiamo fatto nostro per appunto divulgarlo e soprattutto per dare la possibilità a tantissime persone che in questo momento stanno un attimino soffrendo questo periodo di crisi mondiale, di avere un aiuto che sicuramente farà comodo. Quindi chi ha necessità o vuole usufruire di questa opportunità che gli viene data, qua in comune né ai servizi sociali con i nostri collaboratori sono a disposizione per compilare la domanda, per l'aiuto che si vuole dare, e soprattutto invito i giovani che hanno anziani in famiglia, quindi i nonni, gli zii che non arrivano, hanno difficoltà ad uscire, hanno difficoltà a conoscere queste opportunità, di metterli a conoscenza, soprattutto di voi giovani attivarvi per venire in comune, prendere la domanda, comprarla per i propri nonni, per i propri zii, per i propri amici che hanno disabilità, e quindi diamo questa possibilità a tutti di poter avere questo aiuto. Che dire, io voglio ringraziare Guardavalle Online perché sicuramente quello che sta facendo, faceva già per tutta la collettività, ma soprattutto questa vicinanza all'amministrazione che sicuramente serve per anche conoscere quello che l'amministrazione sta facendo. Nei prossimi giorni ci sarà il saluto pasquale da parte del sindaco e là parleremo un po' di quello che abbiamo fatto, di quello che si sta facendo, e soprattutto anche per quel messaggio di pace e di serenità che in questo periodo di Settimana Santa sicuramente diamo a tutti voi. Grazie e alla prossima.